Buongiorno a tutti, siamo a Padova, a casa di Chiara. Sì. A casa di Chiara abbiamo fatto un intervento piuttosto impegnativo, perché la casa è molto grande, esatto. Quindi si è fatto un intervento intanto tampone con un impianto da 10 kW, sì, con batteria Tesla in trifase. Dopodiché, anche a causa di un grande temporale, grande grandinata, che ha distrutto interamente l'impianto di acqua calda, e per fortuna non ha toccato i moduli, sono salvati tutti, esatto, mi sembrano. Tutti integri nonostante la grandinata. Meno male. E di conseguenza, fatto questo, verificato che la casa era in effetti esigente di energia, sì, abbiamo aggiunto un secondo impianto, fino ad arrivare quasi a 20 kW, con la seconda batteria Tesla. Comunque, come si è trovato con l'energia? Molto bene. Ci racconta un po' come si è trovata, con la vista che appunto siamo qua venuti una volta per l'impianto, poi per la batteria, poi per il secondo impianto, come anche a livello di burocrazia, come a livello di proprio di cliente, come si è trovato con noi? Mi sono trovata bene, ogni qualvolta c'è stata un'esigenza imprevista, un problema tecnico, ho avuto risposta dal centro assistenza e soprattutto dal signor Rusticali che è stato sempre molto presente anche nell'aggiornarmi sul funzionamento dell'impianto. Siamo ancora work in progress perché il nuovo impianto è stato installato da meno di 15 giorni, per cui stiamo ancora mettendo a regime le app soprattutto, però devo dire che ad oggi sono soddisfatta del lavoro e sono soddisfatta intanto di quello che ho potuto vedere per quanto riguarda il primo impianto fotovoltaico installato del quale ho testato l'efficienza. Io la ringrazio della sua gentilezza, è una cosa molto veloce, visto che siamo stati, sì, bravi, e mi propongo di tornare quando abbiamo visto l'effetto finale, diciamo, della, sì, dell'intervento in un secondo tempo. Sì. Molte, sì, grazie Chiara. Niente. Arrivederci. Arrivederci.